Benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi vi presentiamo una delle vetture che solitamente sono fra le più diffuse fra quelle che ci portano i nostri clienti o sulla base delle richieste dei nostri clienti sulla quale noi facciamo determinati lavori. Parliamo della Smart. Allora, prima una breve cronistoria di quello che è la Smart. La Smart inizia la produzione nel 1988 con una joint venture tra la Swatch, ditta di orologi, e la Mercedes, quantomeno per le prime due serie, che sono la 450 e la 451. Quello che va ricordato è che inizialmente la macchina è molto, diciamo, era stata progettata come city car, però ovviamente avendo questi due grossi marchi alle spalle, la sicurezza, il grado tecnologico era molto elevato, e quindi c'è da far notare che inizialmente la produzione inizia in perdita, cioè per il prezzo a cui erano vendute le prime serie, cioè le 450, gli alti costi di produzione non compensavano i profitti. Questo è un dato, direi, abbastanza significativo. Poi dal 2014, quindi con l'avvento della terza serie, che appunto è la 453, che viene sviluppata sia in versione 4-2 che in versione 4-4, la differenza sono solamente ovviamente le due porte posteriori della 4-4, la collaborazione passa con la Renault, quindi dalla Mercedes viene fondata una casa specifica Smart, quindi non più la MCC ma la Smart, che inizia la collaborazione con la Renault, tant'è vero che a livello, diciamo, di informazione, la Smart 453 condivide per il 70% la componentistica con la Renault Twingo. Questo è un dato che magari non tutti sanno. La 453 segna appunto un momento di svolta, sia da un punto di vista meccanico sia da un punto di vista, diciamo, estetico. Estetico, le linee diventano più arrotondate, il frontale diventa molto più ampio, ovviamente c'è un discorso di normative che obbligano tutti i costruttori, quindi ovviamente anche la Smart, ad avere delle vetture più arrotondate e che garantiscano l'integrità del pedone nel momento in cui viene impattato, per cui il muso proprio viene completamente rivisto, i fari sono fatti in maniera più profilata, e la macchina diventa proprio, rimane sempre il concetto della Smart come piccolo uovo, chiamiamolo così, però molto più panciuto, come se le linee venissero tirate sia per il lungo che per il largo. Da un punto di vista, diciamo, motori, anche in questo caso c'è stata una grossa rivoluzione, e dal 2014 è stato abbandonato il motore diesel. New entry è il 1000 aspirato, inizialmente in versione da 71 cavalli, che poi è stata implementata due anni dopo con la versione depotenziata da 61 cavalli. A questo veniva abbinato un 900 turbo benzina, 90 cavalli, che spingeva la macchina a 165 km all'ora. Ricordiamo che le versioni precedenti, soprattutto le prime, le 450, erano autolimitate a 135 all'ora per questioni di sicurezza, mentre queste, diciamo, che il discorso che dicevo prima della modifica tecnica o tecnologica ha consentito di sviluppare una vettura che già con un motore turbo da 90 cavalli riusciva ad arrivare a 165, per poi portarla addirittura a 185 all'ora, sempre con il 900 turbo Brabus, in versione Brabus, da 109 cavalli. Dalla fine del 2021 Smart ha deciso, come tanti altri produttori purtroppo, di sospendere la produzione dei motori termici, che in questo caso, come dicevo prima, erano solo benzina, e di sviluppare la produzione solo unicamente con il full elettric. Questo purtroppo è un dispiacere, però altro non si può fare, perché la tendenza purtroppo per il futuro è quello solo delle versioni elettriche. Io adesso entrerei nell'ambito dei lavori che noi solitamente facciamo, appunto parlando in maniera specifica della 453, ovviamente sui motori termici, in maniera tale da sezionare le varie parti, che possono essere il motore, l'assetto, l'impianto frenante, l'estetica esterna e l'estetica interna. A questo punto io inizierei con la parte motore. Allora, per quanto riguarda il motore, come ho spiegato più volte,
il tipo di lavorazione che noi facciamo viene suddiviso a step o a stage, chiamiamolo come vogliamo. Quindi di solito noi facciamo uno stage 1 iniziale e uno stage 2 che serve per implementare ulteriormente le prestazioni. Partiamo quindi dallo stage 1 che ha come centro, come parte focale, la parte elettronica. Quindi su tutte le versioni, sia aspirate che turbo, quindi dalla 71 cavalli fino alla versione Brabus, noi possiamo agire elettronicamente in due modi: o tramite, questa è una centralina, non è quella della Smart, però diciamo una centralina elettronica, sulla quale noi possiamo estrapolare i dati, caricare un file che abbia come finalità appunto valori di pressione turbo e rail maggiori, ovviamente per quanto riguarda l'aspirato solamente gli anticipi, quindi gli incrementi sull'aspirato per ben ovvie ragioni saranno più bassi. Solitamente questo tipo di lavori sono più indirizzati a macchine turbo, perché andando a toccare la pressione turbina ovviamente le prestazioni aumentano in maniera esponenziale. Quindi noi possiamo o agire caricando un file sviluppato da noi sulla centralina principale, ovviamente avendo come obiettivo quello di incrementare i valori di coppia e potenza, a seconda che sia il 90 cavalli o la versione Brabus, di circa 15-18 cavalli, oppure con lo stesso sistema, e questo soprattutto per macchine molto recenti o dove i clienti ci chiedono di poter gestire in autonomia la parte elettronica, possiamo montare una interfaccia esterna, che è questa interfaccia esterna della Seletron, quindi una Seletron chip box, dove noi carichiamo lo stesso file che caricheremo sulla centralina principale, lo carichiamo su questa centralina esterna, dove il cliente può in autonomia, sganciando un connettore, qui ci sono i cablaggi che adesso non ho tirato fuori, però comunque ci sono dei cablaggi che si vanno a inserire, a bypassare i punti di pressione, come dicevo, rail e turbina. Il cliente può in autonomia, sganciando un connettore, sfilare la centralina, mettere un tappo di chiusura che va a chiudere il circuito e la macchina ritorna a funzionare perfettamente come era prima. Quindi non dà adito a contestazioni legate alla garanzia. Se dovesse esserci qualunque tipo di problematica, il cliente stacca la centralina e la macchina, ripeto, è assolutamente gestibile in maniera autonoma. Dovesse vendere la macchina, oltre al fatto che se anche vende la macchina e abbiamo fatto una mappatura seriale, possiamo comunque ritornare indietro e ricaricare il file originale, però in questo caso il cliente poi in autonomia, sganciando i due cablaggi, sfila la centralina e vende la macchina completamente originale. E questo è un suggerimento che noi diamo, di vendere le macchine sempre stock, cioè oppure di dichiarare che la macchina è stata modificata nella centralina piuttosto che in altri componenti. Questo per quanto riguarda la parte elettronica. Poi, sempre rimanendo all'interno dello stage 1, la parte scarico, che adesso potete vedere nelle varie foto, comunque solitamente noi suggeriamo scarichi sportivi omologati, in questo caso in maniera principale il nostro partner per quanto riguarda Smart è la Ragazzon, che ha sviluppato due tipi di scarico omologati: uno scarico a quattro uscite, quindi due destri e due sinistri, cosiddetto duplex, che ovviamente all'interno dello scarico contiene anche un catalizzatore metallico, perché la problematica della Smart è che ha un motore posteriore e quindi lo spazio tra la turbina e la parte che si vede a vista è talmente corto che il catalizzatore non può essere esterno alla parte scarico, ma viene incluso nello scarico. Ecco perché quando si cambia il terminale della Smart il costo è più elevato rispetto a qualunque altra macchina generalmente, perché all'interno c'è anche un catalizzatore metallico che deve essere ovviamente alloggiato in quello spazio, perché non ce ne sono altri. Quindi, come dicevo, Ragazzon sviluppa o le quattro uscite oppure la versione con le due uscite centrali, dove viene cambiata la bandella o il damper posteriore, tipo Brabus. La Brabus ha appunto lo scarico sportivo con le due uscite centrali. La stessa cosa c'è anche per la versione Brabus, che ha uno scarico, un terminale di scarico più piccolino rispetto all'originale e che quindi può garantire un incremento di potenza e un sound un pochino più aggressivo, ovviamente sempre nell'ambito di un terminale omologato. Questo per quanto riguarda lo scarico. Passiamo all'aspirazione. Noi suggeriamo sempre di fare una cosa non invasiva, quindi non mai inventarsi aspirazioni dirette, cose dell'alchimia che portano a risultati ben poco edificanti. Suggeriamo sempre di andare a cambiare
la cartuccia del filtro aria, questa non è quella della Smart, però comunque quella della Smart è leggermente più piccola. Questo è un filtro in cotone lavabile, in questo caso della BMC. Noi trattiamo BMC, trattiamo KN, che sono sostanzialmente abbastanza simili come qualità di materiali. Essendo più permeabile, a parità di potere di filtraggio, passa più aria, quindi cambiando il rapporto stechiometrico il motore ne beneficia. L'incremento, stiamo parlando di incrementi di modesta quantità, però comunque il motore, soprattutto quando viene proposta la mappatura della centralina, è buona norma avere un miglioramento anche per quanto riguarda l'aspirazione. Sempre all'interno dello stage 1 e questo soprattutto per quanto riguarda sia le vetture turbo, ma in particolare per l'aspirato, dove l'incremento che io posso garantire tramite centralina siamo nell'ordine dei 4, 5, 6 cavalli, perché vengono toccati solamente gli anticipi e quindi più di tanto io non posso, noi non possiamo garantire come incremento. Quello che dà un risultato veramente molto sensibile è questo sistema che va a variare il tempo di risposta sul pedale acceleratore. Si chiama pedal boost, l'abbiamo già presentato innumerevoli volte, si può montare su qualunque macchina recente, basta che non abbia il cavo fisicamente dell'acceleratore, ma abbia, diciamo, un sistema elettronico di comando, anche in questo caso un bypass che viene collegato sul cablaggio dietro al pedale acceleratore. Il cliente, schiacciando questo tastino, può selezionare uno di questi quattro programmi. A seconda della selezione si accorcia in maniera sempre più sensibile il tempo di risposta. Questo cosa significa? Che il buco che qualunque macchina ha inizialmente, queste ce l'hanno tutte le macchine perché sono programmate elettronicamente dalla casa, viene via via sempre più ridotto. Togliendo questo buco, la macchina è decisamente più reattiva, più scattante, non da cavalli, se noi facciamo solo questo lavoro qua, non da cavalli, ma togliamo una problematica e il rendimento dinamico della vettura ne beneficia in maniera esponenziale. Quindi soprattutto sulle vetture aspirate, più che la centralina, proponiamo questo. Sulle vetture turbo può essere un'implementazione dei lavori che abbiamo visto precedentemente. Passando allo stage 2, quello che noi proponiamo, anche in questo caso abbiamo presentato tante volte, è una modifica sulla turbina originale. Questa è una turbina smontata, qua c'è il carter di aspirazione, qua c'è la parte scarico che ovviamente è stato smontato il carter. Quello che noi andiamo a proporre, al di là del discorso di revisione che viene fatto di default, sono due tipologie di lavori. Il primo lavoro riguarda solo e unicamente la sostituzione delle giranti. Le giranti sono queste palettine qua, queste rotelline che si vedono, ce n'è una in aspirazione e una in scarico. Vengono modificate le giranti che, diciamo, di serie sono in acciaio, hanno un determinato peso e una determinata massa, e vengono sostituite con delle giranti in avional, quindi anzitutto con una conformazione delle palette fatte in maniera diversa. A seconda del tipo di turbina vengono ridotte o modificate le alettature, quindi proprio se uno guarda le due giranti messe a confronto, hanno proprio una forma, una conformazione delle palette fatte in maniera completamente diversa. Ma quello che cambia molto è il peso specifico della girante, nel senso che, essendo molto più leggera, ha un'inerzia molto minore e quindi, ovviamente, essendo un componente in movimento, meno inerzia ha e più la turbina va in pressione prima. Questo significa di avere la macchina molto più fluida, molto più dinamica, anche sostituendo unicamente le giranti e non andando a toccare la centralina, la macchina ha un comportamento completamente diverso. Quindi lo step 1 di ottimizzazione del turbo riguarda appunto le giranti e la modifica dell'alberino di lubrificazione. Lo stage 2 riguarda appunto sempre quello che ho detto prima, con in più la possibilità di alesare il carter di aspirazione ed eventualmente il carter di scarico, in maniera tale da poter alloggiare una girante di dimensioni più grandi, ovviamente sempre in avion all'aspirazione, in incon nello scarico, in maniera tale che, avendo un volume maggiore, ovviamente garantisco una pressione, un flusso d'aria diverso rispetto alla conformazione di serie. In questo caso ho bisogno necessariamente di andare a fare una rimappatura della centralina per poter raggiungere delle prestazioni superiori rispetto alla normale mappatura. Quindi diciamo che su una normale mappatura sulla Smart ovviamente andiamo a garantire 15-16 cavalli, facendo un'operazione sul turbo i risultati quantomeno si raddoppiano. Noi l'abbiamo spiegato tante volte,
non vogliamo mai fare incrementi o modifiche troppo invasive per avere la fidabilità meccanica della macchina che non abbia problemi. Questa è proprio una filosofia che abbiamo adottato da più di 30 anni e per noi la fidabilità meccanica viene al primo posto, prima ancora delle prestazioni. Se uno segue questo criterio, le rotture meccaniche si limitano al minimo, se non per questioni che si sarebbero potute verificare indipendentemente dalla preparazione, le prestazioni ci sono e la tranquillità da parte del cliente e ovviamente di rimbalzo da parte nostra viene garantita. Questo per quanto riguarda la parte motore. Io adesso passerei alla parte assetto che riguarda principalmente ammortizzatori, molle e distanziali. Questi sono, diciamo, i tre componenti, cioè diciamo, ammortizzatori e molle, questi sono sostanzialmente i due componenti principali. Poi ovviamente nell'assetto entrano in gioco anche quello che sono il dimensionamento dei cerchi, l'altezza della spalla della gomma, la tipologia di gomma, però vabbè, limitiamoci oggi al discorso delle parti meccaniche. Le parti meccaniche, come dicevo, l'assetto principalmente detto è composto dagli ammortizzatori. Se io sostituisco gli ammortizzatori di serie con ammortizzatori sportivi, vado a limitare il fenomeno di rollio e beccheggio, la macchina diventa molto più stabile e il piacere di guida e la sicurezza anche di guida, perché non è solo il piacere di guida ma anche la sicurezza di guida, ne beneficia abbondantemente. Quindi abbiamo la prima ipotesi, noi lavoriamo appunto con Bilstein come partner principale. In questo caso, se non vado a toccare la molla, utilizzo un tipo di ammortizzatore che si chiama Bilstein B6. Se viceversa voglio anche abbassare il baricentro della vettura, vado a cambiare le molle, quindi sulla 453 sono 4 molle, mentre nelle prime versioni la 450 era una versione che aveva solo 2 molle posteriori e aveva le baleste nelle barre di registro sull'asse anteriore. Quindi parlando della 453, la 453 ha 4 molle come la maggior parte delle vetture in circolazione. In questo caso la molla serve per andare ad abbassare il baricentro della vettura, avere una macchina più sportiva, ovviamente in parte influisce anche sull'assetto, però principalmente la sostituzione della molla ha lo scopo di avere la macchina più bassa. Quindi l'assetto, diciamo, l'80% dell'assetto è dato dalla qualità della tipologia di ammortizzatore. Poi, sempre parlando di molle e ammortizzatori, un upgrade, un miglioramento che noi possiamo proporre sempre come Bilstein: abbiamo due tipologie di ammortizzatori a ghiera. L'ammortizzatore a ghiera, differentemente dall'ammortizzatore sportivo e la molla, che sono due componenti separati, riguarda un componente come questo. Adesso questo non è quello della Smart, ovviamente, è un ammortizzatore a ghiera che ha una parte filettata con le due ghiere di registro con le quali io posso variare il precarico della molla, quindi andando a lavorare sulle ghiere schiaccio la molla, comprimo la molla, la precarico e posso anche andare in questo caso a variare entro certi limiti l'altezza della vettura. In funzione del tipo di ammortizzatore, cioè o il B14 che ha solo la regolazione precarico molla, o il B16 che in più ha anche la regolazione con un registro, con un manettino, della compressione e estensione dell'ammortizzatore. Quello è il non plus ultra. Ovviamente più saliamo come tipologia di prodotto, più ovviamente sale anche il prezzo. In funzione di quello che il cliente ci chiede, andiamo a proporre e a montare il prodotto più idoneo. Quindi abbiamo visto appunto il discorso molle ammortizzatori. A complemento, diciamo, del discorso assetto, possiamo far vedere quello che può riguardare un distanziale, piattelli distanziali, che non tanto per un discorso di assetto, perché incidono abbastanza poco, servono per andare a completare, più un discorso estetico, servono per andare a completare, cioè ad avere una traslazione del gruppo cerchio-gomma più verso l'esterno, sempre, mi raccomando, a filo, anzi meglio all'interno sempre del passaruota. Ricordiamo che il distanziale non è un componente omologato, quindi lo si utilizza per avere, in funzione di quello che è stato del tipo di cerchio, per avere appunto un cerchio un pochino più a filo e per migliorare la parte estetica. Un altro componente che spesso ci richiedono sono le boccole. Questa è una boccola in poliuretano della Powerflex. Ci sono boccole che riguardano diversi componenti
elementi del cinematismo della vettura, quindi dalle boccole delle barantiere Ollio, ci sono veramente innumerevoli tipi di componenti. Anche in questo caso si va a cambiare la boccola in gomma, tipo, non so, facciamo un esempio appunto delle boccole che reggono la barra antirollio, e si mettono le boccole in teflon, ovviamente specifiche per la macchina, in maniera da avere una maggior rigidità. Questo è un componente piccolo di dettaglio, ma anche in questo caso l'ottimizzazione dell'assetto può passare anche attraverso componenti piccoli come questi. L'ultimo aspetto che riguarda appunto le barre d'uomo, le barre antirollio, purtroppo nell'ultima versione della 453 non sono disponibili, mentre erano o sono disponibili per le due versioni precedenti, quindi sia per la 450 che la 451 esiste un kit di barre antirollio, che sono appunto quelle barre che regolano la parte inferiore degli ammortizzatori e che regolano appunto il rollio, con delle barre di sezione maggiore per limitare, come dice la parola, il rollio della vettura, oppure le barre d'uomi, che sono quelle barre che servono per chiudere il quadrilatero anteriore montandole sulla parte superiore dei duomi. E come dicevo prima, per la 453 purtroppo non sono disponibili, perché probabilmente il telaio, la struttura del telaio è già sufficientemente dimensionata e non c'è bisogno di questo tipo di aggiunta. Per quanto riguarda l'assetto, direi è tutto. Io a questo punto passerei alla parte dell'impianto frenante, che è un altro degli aspetti di ottimizzazione della vettura, dove sostanzialmente parliamo di dischi, pastiglie ed eventualmente pinze. Allora, partendo dal concetto che di solito si vanno a cambiare i materiali diciamo di attrito, che sono appunto i dischi freno e le pastiglie, vabbè, in questo caso sono montate all'interno della pinza, andando a montare dei componenti che abbiano un grado, che possano sopportare un grado termico maggiore, in maniera tale da montare dei componenti, soprattutto le pastiglie, più dure, in maniera tale da sviluppare un maggior calore e poter frenare la vettura in uno spazio più breve. Quindi se io vado a mettere una pastiglia di questo genere, sportiva stradale, su un disco di serie, ho fatto un lavoro non propriamente idoneo, perché vado a scaldare molto quello che è il disco di serie è temperato per arrivare a una certa temperatura, e ovviamente potrei, con frenate molto consistenti, andare a rovinare il disco e avere poi quel problema dove il volante vibra perché il disco si è, come dire, snervato in gergo. Allora, io quello che consiglio sempre è, nel momento in cui uno mette le mani sull'impianto frenante, cambiare tutti e due i materiali di attrito. Il disco, che è sempre in ghisa ovviamente, ma è temperato per sopportare un calore maggiore. Se un disco di serie sopporta un calore fino a, facciamo l'esempio, 600 gradi, un disco come questo può arrivare a 800, tanto per fare un esempio. Sulla Smart no, perché ha una massa piccola, quindi stiamo parlando di temperature diverse, però su macchine con masse più grosse i dischi freno possono arrivare anche a 800-900 gradi, tanto per fare un esempio. Quindi se io vado a mettere una pastiglia più dura, aumento questa temperatura, devo ovviamente mettere un componente con una ghisa temperata in maniera diversa. Questo è un esempio di disco sportivo, in questo caso uno Zimmermann. Noi di solito utilizziamo dischi o Zimmermann o ABC o Tarox, poi ci sono innumerevoli ditte sul mercato, comunque tutte hanno la prerogativa di essere temperati in maniera diversa da quelli di serie, hanno una finitura, in questo caso vabbè sono solo fori, poi ci sono le versioni con delle baffature che servono per tenere pulita la superficie della pastiglia, altri che hanno, come gli ABC, che secondo me forse è la soluzione più intelligente, non hanno il foro passante ma hanno solo il foro puntato, in maniera tale da creare meno stress possibili al disco, perché il punto, diciamo, critico del disco, se dovesse arrivare oltre una certa temperatura, i punti critici partono dal foro, cioè le cricche partono dal foro, quindi meno noi andiamo a bucare il disco, meno lo andiamo a indebolire, e meglio sicuramente, e meno problemi abbiamo con il disco. Questo per quanto riguarda la parte normale. La Smart, la 453, ha due dischi anteriori, dietro ai tamburi. I tamburi chiaramente non si possono modificare. Lo step superiore, come abbiamo visto con gli ammortizzatori, dove possiamo mettere dei componenti, diciamo, normali, cioè ammortizzatori sportivi e molle sportive, anche in questo caso
diciamo che sull'assetto possiamo mettere un assetto a ghiera. In questo caso possiamo andare a fare a montare un impianto frenante maggiorato. Quindi un impianto frenante maggiorato significa mettere una pinza più grossa rispetto a quella di serie, su questa è una pinza generica, però è una pinza più grossa, sulla quale io posso con le staffe andare a montare un disco di diametro maggiore. Quindi se sulla 453 il diametro del disco è di, se non mi sbaglio, 274-275 mm, andando a montare un impianto maggiore, 245 mm, perdono, andando a montare un impianto maggiorato posso arrivare a 280-300 mm, quindi vado a aumentare di 1-2 cm il diametro del disco. In questo modo posso alloggiare una pastiglia di dimensioni maggiore, ovviamente ho una maggior superficie di contatto, aumento l'attrito e la macchina ovviamente frena in maniera diversa. È ovvio che anche lì sono delle scelte, perché mettere un impianto maggiorato comporta un costo decisamente superiore rispetto a quello di cambiare unicamente dischi e pastiglie. L'ultima cosa che mi sono dimenticato, buona norma, soprattutto dopo 5 anni di utilizzo, cambiare anche le tubazioni dei freni, perché le tubazioni dei freni, quelle di serie, sono in gomma, ed essendo l'olio all'interno, oltre che igroscopico, ma anche molto corrosivo, questo su qualunque libretto di uso e manutenzione, si legge che dopo 5 anni sarebbe buona norma andarli a cambiare. Allora, cambiarli per cambiarli, uno o li rimette originali in gomma, oppure li metti in maglia metallica, che a questo punto sono eterni, e si evita quell'effetto polmone che ogni tanto si percepisce su macchine che hanno un po' di anni o sono chilometrate, dove magari uno mette dischi e pastiglie nuove e dice: ma io sento sempre questo effetto un po' di gommoso nella frenata. Questo cosa significa? Che si è lascato, cioè che il tubo di gomma perde una parte di pressione che, al posto che arrivare sui cilindretti della pinza, viene dissipato dal rigonfiamento del tubo. Quindi buona norma cambierà anche le tubazioni dei freni. Direi che a livello meccanico abbiamo descritto più o meno tutto quello che possiamo fare. Gli ultimi due ambiti dove noi lavoriamo sono l'estetica interna e l'estetica esterna. In questo caso, a livello di componentistica, a livello di spoiler, paraurti e cose di questo genere, purtroppo, come ho spiegato tante volte in questo recente passato, ormai uno è un po' la moda che è passata, due le aziende, i fornitori che producono questo genere di componenti in Italia sono quasi estinti, come nel Giurassico, per cui diciamo che è molto difficile oggi trovare, se non per alcune macchine, soprattutto tedesche, è molto difficile trovare delle componenti da aggiungere alla parte di carrozzeria. Quando ci sono lo facciamo, abbiamo la carrozzeria, montiamo, verniciamo, però diciamo è un ambito operativo che andrà via via scomparendo. Quello dove noi possiamo ancora intervenire a livello estetica esterna, possiamo modificare la parte dei cerchi, quindi c'è una scelta di cerchi con disegni, misure, fogge completamente diverse. Anche in questo caso il cerchio è la parte principale dell'estetica esterna della vettura. Se venite da noi con il telaio della macchina o con un numero di targa, vi possiamo dare le varie alternative. Possiamo modificare quello che è la pellicola dei veti montando una pellicola vetri scuri omologata, ricordiamo sempre dal montante della portiera indietro, quindi non cambiando né sul parabrezza ovviamente né sui due veti scendenti anteriori, viene montata una qualunque pellicola. Anche in questo caso c'è un beneficio a livello di comfort e un beneficio anche estetico. Per quanto riguarda la parte interna, anche in questo caso vi facciamo vedere dalle foto alcuni lavori che abbiamo fatto, si può cambiare tutta la parte di selleria, quindi diciamo l'interno che magari esce in stoffa lo si può cambiare mettendolo in pelle, si possono fare lavori diciamo molto apprezzati dai nostri clienti mettendo tipi di pelle diverse, anche bicolori, stampando anche il logo della vettura sul poggiatesta. Altre modifiche ormai, data la tipologia di vetture e anche la perfezione delle vetture che escono, purtroppo diciamo gli ambiti estetica interna e estetica esterna, come dicevo, si sono nel corso degli anni limitati. Quello che cerchiamo di fare poche cose ma fatte bene. Quindi direi che sulla Smart questa carrellata ha completato tutto quello che potevamo fare.
Direi che per oggi è tutto e alla prossima puntata vedremo un'altra tipologia di vettura e andremo a elencare tutto quello che potremo fare su un'altra tipologia di vettura. Quindi per oggi è tutto, vi invitiamo se avete domande, questioni a contattarci telefonicamente in sede, io sono sempre qua, mi potete trovare allo 02 73 83 175, chiedete di Luca, io vi rispondo sempre, ci potete scrivere per mail, andate a consultare il sito dove ci sono www.9000giri.it, dove ci sono più di 3500 schede vettura, parlando della Smart ce ne sono più di 70, quindi direi una quantità di schede dove potete trovare in maniera separata tutto quello che vi ho elencato prima, e cosa importantissima, iscrivetevi al canale così rimarrete sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Alla prossima!